Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Madrini Notte. Oggi siamo qui nel primo episodio di The Walking Dead, che sapranno in tanti questo gioco che è abbastanza un po' vecchiotto, però io ora l'ho portato giusto per cambiare un po' serie, anzi. Giochiamo dai. Suggerimenti. Più suggerimenti film quando fai scelte importanti. Spegni suggerimenti e aiuti. Minimo, ah? Standard. Così, eh? Allora, episodio 1, il nuovo giorno. Benissimo, gioca. Chissà come sarà questo gioco. Dicono che devi usare una strategia abbastanza furba per sfuggire ai bastardi, anche se io vorrei ucciderli stile alla Dying Light. Però se adatta alle scelte che fai, la storia si adatta al modo in cui giochi tu. Bene. Va benissimo. Ok, in associazione con The Walking Dead. Wow. Accattivante proprio. Ok, benissimo. Ah, ma che grafica. Episodio 1, un nuovo giorno. Che figo ragazzi, tutto a cartone animato. Che figata. Ma che faccia da pirla? Tieni una faccia da pirla? Cazzo guardi. Well, I reckon you didn't do it then. Allora, ha davvero importanza. Perché dici così? Sai come si. Continua a stare muto. No, definitely not. No, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Every time? Every time. Sai, ora punta il reticolo nello specchietto del retrovisore. Ah, è quello. Ah, no, quello. I followed your case a little bit. You being a maker boy and all. You're from Macon. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame that is. Hell, whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Ma certo. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an old fella, big soft eyes, smart folk glasses. He just wailed back there. Ragazzi, vedo che stanno andando un sacco di elicotteri. Sono andati un sacco di elicotteri in città, può darsi che ora c'è l'epidemia zombie. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Diciamo sì, allora è stato lui. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him.
think he actually believed in himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Oh. Cazzo. Credo che ci faccia ripartire, no? No. Oh mio Dio, ragazzi. L'hanno ucciso, immagino. Oh shit, motherfuckers. Oh shit. E bevi il tuo sangue. Ok. Usa la letta adesso per guardarti intorno e trovare un modo per uscire dall'auto. Ok. Bam. Spacca di vetro. Ok, con calma mi aggrappo. Benissimo. Ok ragazzi. Aia. Oddio ragazzi, ci stiamo veramente sfracellando. Immagino che dobbiamo, ecco, andare là. Oh mio Dio. Dobbiamo andare dal poliziotto, che immagino che sia morto malissimo. Vabbè. Credo che non sia più vivo. Andiamo di qua, no. Vabbè. Allora, dove dobbiamo andare precisamente non so. Ah, cartuccia di fucile. Ci sta anche un fucile. Ok, no. Ok, immagino che ora dobbiamo andare a prendere le manette. Proviamo a vedere se ci fa interagire per prendere le manette, ragazzi. È così. Però ma sei coglione. Ok. È uno. Oddio ragazzi, si stava bloccando. Va a prendere il fucile, immagino ragazzi. Get away from me! Dai. Andata. Oddio ragazzi. Wow, sei veramente sexy dallo sguardo.
Ma forse non si fa la doccia da un mese? Ma l'hai sparato in testa, è logico che è morto. Ok, ora che dobbiamo fare? Non mi fa fare nulla? Oh mio Dio, ragazzi. Oh. Help! Go get someone! There's been a shooting! Dio, quella è una bambina. Sta qualcuno, raga. Oddio, dov'è? Non lo vedo. Dio, l'ansia. Eccolo. Bravo, muovi il culo. No. Oh mio Dio, ragazzi. No, vai via, adesso. Oddio, ragazzi, mamma mia. Allora, ragazzi, direi che per questo primo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui in The Walking Dead. E ragazzi, lasciate un bel like se vi piace questa serie. Un abbraccio, Matteo di Grotto.